Bentornato amabile popolo di YouTube, bentornati in un nuovo video gameplay. Oggi su Battlegrounds vi porto un eroe che insomma vive momenti di alti e bassi. Non è sicuramente un eroe forte, un eroe che fa fatica perché il suo hero power è un po' legnoso, non ti riesce a dare quel vantaggio, soprattutto in early game, sufficiente. E quindi è un po' me, ecco, come eroe. Parliamo di Zannuncino. Zannuncino è una delle partite belle. Partita bella di Zannuncino, guardatevela, perché questo eroe è sbloccato, fa cose incredibili e fa anche delle belle partite, però, cioè, è una cosa fortissima, ma fa anche delle robe belle, cioè devi giocartelo, ecco, comunque, va giocato. Zannuncino. Andiamo, Zannuncino. Ciao Kasu, buongiorno. Mi sa giornata per qui? Vabbè, abbiamo appena iniziato, può ancora succedere di tutto. Comandante preferito è tornato. Siamo pronti a cominciare. Può ancora succedere di tutto, quindi aspettiamo un attimo. Questa è simpatica canaglia. L'ho preso ieri lo stesso. Ma visto il probabile ritorno di Ninja, non ti conviene portare Fortnite sperando nel suo host? Potrebbe essere una grande idea, Greywolf. Potrebbe essere una grande idea. Mancano i demoni invece. Hai visto testa? Oh, ecco cane. Hai visto testa quanto siamo diventati improvvisamente forti? Tutto un teatro, eh? Tutto un teatro siamo diventati forti. Vada là. Perfetto per fargli un danno extra. Gran bel lavoro. Quello non è male. Andiamo a vedere cosa esce, va. Questo non è male. Io prendo comunque il Murloc su di lui. Quello che potrei fare è non vendere lui. Prendo lui e rollo. Cacchio me ne frega. Tanto non perderò mica. Questo non è male. E poi lui è una possibile tripla. È vero, baffone. Hai ragione che avrei tolto canaglia dal pool. Intanto si inizia mangiandomi il murlo, che poi vediamo che succede. Ho possibilità di tripla. Che non è arrivata. E prendiamo Selfless Hero. Mister Baffone col Prime, grazie Baffone! Non ho paura di nulla. Grazie Baffo. È sbagliato da quanto è forte. È proprio sbagliato. Fa guarda che style. Cioè. E io non ho fatto neanche una tripla. Non ho fatto neanche una tripla. Ed è. E comunque sono fortissimo. C'è proprio questi inizi che sono mostruosi. Sfrutta i token generator in un modo senza senso. No, sta pagandolo uno sarebbe inutile. Pagandolo uno, ragazzi, l'hero power sarebbe completamente inutile. Questo è male, eh. Questo è sicuramente male. Prossimo turno si buttano via le iene. Doppio Zot non è fortissimissimo. Il buzz di BG fino alla prossima espansione. Agosto. Quindi occhio a prendere il pass adesso. Se non avete in mente di giocare tanto a Battlegrounds durante l'estate. Pensateci.
mi ha sniperato. Ho window. Quanto costerà? Allora, quello vecchio, appena uscita l'espansione, costava 2500 gold o 20 euro. Io spero lo cambino, onestamente, il Battlegrounds Pass, perché questo... Dato tutto. Non mi è piaciuto il Battlegrounds Pass, proprio per niente. Nulla qui? Leollo? Questo è buono. Ottima giocata! Chissà quali saranno le conseguenze. Questa è una tripla, anche questa è una tripla. Tutto triplo. 12 milioni di triple. Prendo lui. Neve Eobaldo. Mi hai pegato l'idea, la iena. È giusto. Questo lo trovo profondamente ingiusto. Guardalo, che chiappone. Questo Dancing Devil. Ho delle reclute fresche fresche per te. Probabilmente mi mangio il gattino. Scusatemi. Probabilmente mi mangio il gattino. Devo mangiarmi anche il condottiero, però, perché se mangio il condottiero ho più possibilità di tripla. Però... questo shop non lo vogliamo. Ottima giocata! Chissà quali saranno le conseguenze. Mazza che schifo. Servitore in meno, una moneta d'oro in più. Siamo verso una Macau build, Siamo verso una Macau build. Ora a livello e vediamo. Mancano solo Golden e Macau. Sì? Sì, ma nel frattempo siamo a 40 HP. Siamo messi molto bene. Mantieni la pressione. Stavo cercando Macau, non l'ho trovato. Ok. Ok. Mi hai attaccato il pezzo sbagliato, Johnny. Non è un buon trade per me. La 16-16? Fuettina, ma non basta. Vediamo cosa ci dà Zeus e poi decidiamo. Qua c'è un Bran, c'è un Willock. Io mi preparo. Non vedo alternative. Quello farà un bel po' di danni. Mi piace il tuo modo di pensare.
Mi prepara un epico swap. Dai, devi fare attenzione alle cose che capitano nella. Allora, questa è una tripla. No? Win 93 per agenda. E secondo me, avendo attaccato per primo, è già 100%. Lui ha sì le bombe, ma si fa anche il giusto con le bombe. Ho dei pezzi molto grossi. Ho 40 HP, esatto. Investo soldi nei Warlock, come dice Piana. Nel senso, tanto ho turni prima di cominciare a perdere dei fight. Probabilmente già con questa build fai top 4. Mantieni la pressione. Squire Macao. Squire Macao è interessante. Neanche troppo in realtà, vi dirò. Sapete? Si può prendere? Ma ci Anch'io penso. avrei scelto quello. Potrei mangiarmi qualcosa per mettere Macao in campo. Token generators. Macao idea. Io Paolo non so dove tirarlo. Potevo usare l'Hero Power qua o Vediamo se riesci a stare qui in piedi, magari sarà la per classica. cercare Tidante. Ah, sì, forse era qua l'Hero Power. Hero Power qua. Urco cane, vedete perché io devo sopra Murloc? Avete capito? Avete capito perché? Fino alla prossima espansione il piramide ribalzo. Le sconfitte che non ti uccidono ti rendono più Deve anche forte. swappare adesso, Non è adesso lo swap, il turno dello swap perché non ho tempo, ma il prossimo turno è assolutamente il turno dello swap. Sempre che non muoia. Prossimo turno si va. Speriamo di non morire. Non credo, spero di no, vivamente. Però ho fatto 17 danni. Prossimo turno riavvio il gioco e swappo, sì. Mi dà più tempo.
fatta la T-Break Alegos. Direi che va mediamente bene. Poi dopo ho fatto 4 discovery al 6 e non ho trovato neanche Megasaurio. Non ho trovato Megasaurio. Più di così era difficile. Forse ho perso qualche buff nel percorso, forse. Sto sculando. Ho fatto 4 discovery al 6 e non ho trovato manco un coso. Manco un Megasaurio. Top 3 comunque. Tieni la pressione. Esattamente ciò che stavi cercando. Il destino del mondo è in bilico. Impazzisco. Assolda pure una di queste reclute. Bella scelta, molto tattica. L'amore del cielo, che fatica! E che cacchio! Come ce li hai, Murloc? No! No, caro mio! No! No! Non basta! 37-105! What? Cosa è appena accaduto? Cos'è? Cos'è questa scritta tutta storta? Ehi! È rotto tutto! Ehi là! Hanno davvero dato tutto. Cosa sto vedendo? Io ho visto. Teatrino, che non si sa mai. Esattamente ciò che stavi cercando. Esattamente ciò che stavi cercando. Mamma mia! Sembra che tu possa ottenere. Tripla! Bella scelta, molto tattica. Vabbè, la prendo così, così non perdo i gol. 12 triple, ragazzi. Dovevo rollare, l'ho sbagliato. Vabbè, rollerò questo. Oh, Muzmundo! Oh, c'ho i Murloc! Nah, dai, che schifo! Ma quanti di questi mi sono passati? Fosse passato un Megasaurio, potevo diventare gigantesco. Devo dire mediamente sfortunato, ragazzi, eh. Mediamente sfortunato. ...51-117 questa cosa. Per più di un attacco utilissimo. Effettivamente forse potevo mettere questo, faceva più danno. Siamo imbarazzantemente forti. Ora lui magari mi batte, se dovrei prendere qualcosa di tipo più piantine. Claudio, cose pazzesche. Tutto buggato. Vedete il plato, occhio.
Dobbiamo stare un pochino attenti qua. Perché non è detto che vinciamo. Anche la canaglia è carina. Se preferisco un cleave, però. Anche lui è decente. Taunt ha senso? Poco. Lui lo prendiamo? Non che me ne freghi molto, eh. Oh, questo. Potrei in realtà prendere. Sì, prendo questo. Attenzione! Altri buff! Voglio dei buff! Voglio più grossi, Murloc! È inutile. Voglio i miei Murloc più grossi, sì! Sì! Meccanismi di mietitura. Vediamo. Lui ha attivato Poisons, ma non ha i token, quindi non ce la può fare. Vinco sempre io, ragazzi. Nonostante io abbia tirato male, ma io i token, lui no. Ho le piantine. Lui ha ancora 5 Murloc, io ne ho 6, quindi vinco sempre io. Ho 6 Murloc di cui. E poi spawnano tutte le piante, quindi non posso vincere. Non posso perdere. Zannuncino. Zannuncino sobria. 12 triple Zannuncino. Yeah! Yeah!